siamo in compagnia del neo campione italiano assoluto Young Rider, Gabriele Gasparetto. Gabriele, con l'emozione di oggi? È stata un'emozione molto, molto grande, arrivata dopo diciamo 5 percorsi, sempre dove il mio cavallo, ci siamo sempre impegnati al massimo, abbiamo sempre dato il meglio di noi e quindi sono molto contento, anche perché questo cavallo avevo già vinto nel 2018 l'assoluto junior e riconfermarlo comunque nei campionati assoluti Young Rider 2 anni dopo è stata una grande soddisfazione per me. Ecco, tu hai vinto la gara più impegnativa di tutta la manifestazione. Quale consiglio ti sentiresti di dare a degli allievi children o comunque più piccolini per raggiungere risultati così importanti? Ma innanzitutto bisogna impegnarsi tutti i giorni, bisogna dedicare diciamo tutto il tempo che si ha per comunque montare a cavallo, cercare sempre di migliorarsi e non mollare mai, perché ad esempio anche oggi nel primo percorso avevo fatto 2 errori nel primo percorso e non mi sono demotivato, ho cercato di dare il meglio e nel secondo giro è arrivato appunto il percorso netto e quindi non mollando mai si arrivano ad ottenere dei risultati molto, molto importanti e molto gratificanti. Ecco, dietro le quinte di questa intervista vediamo delle persone speciali, c'è qualcuno a cui vuoi dedicare questo risultato così sì, importante? Sì, questa vittoria la vorrei dedicare a mio nonno che è scomparso nel mese di luglio e mi è sempre stato vicino e quindi questa vittoria è tutta per lui. Poi oltretutto voglio ringraziare comunque la mia famiglia che mi supporta, e i signori Gazzotti che sono i coproprietari di questo cavallo, la mia fidanzata Valentina che mi è sempre stata vicina e tutte le persone che mi vogliono bene. Allora, l'ultima domanda, i prossimi obiettivi per il proseguimento di stagione? Ma innanzitutto adesso, tornando a casa da questa gara, sicuramente una settimana di relax con il cavallo, insomma, perché ha faticato, ha fatto un bello sforzo e quindi si merita un po' di relax. Poi dopo vedremo di fare, alla fine dell'anno ci sarà il Memorial dalla Chiesa, qualche gara indoor fatta bene e vedremo se potrò essere utile diciamo per la squadra italiana per qualche manifestazione. Staremo un po' a vedere insomma se potrò servire o meno. Ultimissima allora domanda, il tuo sogno nel cassetto? Beh, il mio sogno nel cassetto è partecipare a un Gran Premio di Coppa del Mondo 5 Stelle. 1, 2, 3, 4.